Mettersi a posto. È importante questa frase. Sono importanti le parole in questa storia. Sono simboli, sono segnali che indirizzano anche inconsciamente, anche istintivamente il comportamento. Perché dire che quando uno dà i soldi alla mafia si mette a posto, vuol dire che prima a posto non era. Vuol dire che adesso, quando paga il pizzo, è regolare. Prima era irregolare. La mia esperienza in Sicilia, che parte dal 77-78, si pagava, la richiesta era maggiore, ma poi si riusciva a pagare tra l'1 e l'1,5%, massimo il 2 in casi rari. Alcune volte si riusciva pure a non pagare. In Calabria ho pagato, sono andato credo nel 91-92, la richiesta è stata molto più alta, credo che ho pagato, per fortuna era un piccolo appalto e ho pagato il 10%. Che uno si mette a posto, si dice, quando paga le tasse che prima illegalmente non aveva pagato, perché le tasse si pagano. Sono richieste legittimamente dallo Stato per produrre servizi ai cittadini, e che questo a volte non succeda o succeda male è un altro discorso. Ma mettersi a posto con la mafia significa riconoscere che lo Stato che controlla il territorio ed esige le tasse è quello, è la mafia. È con lei che il cittadino deve mettersi a posto, regolarizzarsi. Sembra un paradosso, ma è così che succede. Mettersi a posto, quindi. Attenzione però, perché sono importanti le parole in questa guerra che stiamo raccontando e sono importanti i simboli, ma soprattutto sono importanti le storie. Per esempio, la storia di Libero Grassi. Dunque, mio marito l'ho conosciuto quando io ero ragazzina, perché era il fidanzatino di un'amica di mia sorella che è di 2 anni più grande di me. Mi faceva molta antipatia perché era un bel ragazzo, si dava un sacco di aria. E poi dopo così ci siamo incontrati quando io ero già adulta e lui più adulto, a casa di amici comuni. E allora invece non mi ha più fatto antipatia, anzi mi ha colpito molto favorevolmente. E così è cominciata la nostra storia. Libero Grassi è l'autore della seconda lettera che ci serve per raccontare questa guerra contro il sistema assassino. Ma prima di arrivare a quella lettera dobbiamo conoscerla bene, la storia di Libero Grassi. Per esempio, Libero antimilitarista ha cercato durante la guerra di essere... ha fatto di tutto per non essere richiamato da nessuno, cioè tutti lo richiamavano, ma lui se n'è andato in un convento a Roma, a Santa Maria della Minerva. Libero giocava a pallacanestro, avevano una squadra che nei tempi di guerra appunto c'era poco scambio, comunque era in Serie A, e quindi questo diciamo un pochettino per dare il quadro di questo giovane uomo pensatore con la propensione per la imprenditoria. Non è un caso se Libero Grassi si chiama proprio così, Libero. Viene da una famiglia che ha sempre avuto fortissimo il senso della libertà e dell'onore, ma quello della gente per bene, che non si piega davanti a niente, né alla dittatura dello Stato, quando non è democratico, né a quella dell'antistato, quando è la mafia. In tutto questo c'era nel sottofondo questa nostra grande solidarietà, proprio di fondo, inespressa, proprio una solidarietà dovuta alla nostra educazione di fondo, no? Libero va bene, perché Libero diceva che il suo nome era un aggettivo, non era un nome, ma era un aggettivo. La famiglia di Libero Grassi è una famiglia di imprenditori di Catania. Lui studia, va a vivere per un certo periodo al nord e poi negli anni 50 torna in Sicilia. Perché non tornare? La Sicilia è bellissima. Per ogni siciliano che la ama, è quel paradiso che abbiamo già descritto. E non si può non tornarci, non desiderare di tornarci. Così lui torna.
Si stabilisce a Palermo e apre uno stabilimento tessile che si chiama MIMA, Manifattura, Maglieria e Affini, che produce biancheria intima e arriva ad occupare fino a 250 operai. Libero Grassi è un imprenditore intraprendente che con le mani in mano non ci sa stare. Per un po' dirige l'azienda del gas, poi apre un'altra attività, la Solange Impiantistica, che si occupa di energia solare. A volte le cose gli vanno male, a volte bene, a volte benissimo. Come per la Sigma, l'azienda di famiglia di biancheria intima, che arriva a fatturare, alla fine degli anni 70, 7 miliardi. Forse la prosperità dell'azienda, i mafiosi cominciavano a mandare gente così per indagare, vedere un pochino. C'erano quelli che facevano finta di essere ispettori sanitari, si presentavano lì con la scusa per entrare, per capire un po' come funzionava la cosa. E poi poco a poco cominciarono a fare delle richieste. C'è un episodio che è tra l'incosciente e il divertente, che una volta mi telefonarono a casa. Io ero a casa, avevo appena messo sul fuoco la padella per friggere le patatine e dall'altra parte del telefono mi dice: senta, c'è da dire a suo marito, con questa voce tipica, diciamo, da gente del popolo. Al che io, senza manco farlo finire di parlare, gli ho detto: senta, non mi stia a rompere le scatole. E gli ho chiuso il telefono. Quando poi l'ho raccontato al libro, gli ho detto: è stato un po' imprudente, cioè, però se lo meritava. Poi succede qualcosa. Che tipo di richieste ha avuto? 50 milioni di pronta consegna. Da parte di chi? Come si sono denunciati? Geometra Anzalone. Il signor Libero riceve una telefonata minatoria. Deve pagare, deve mettersi a posto. A chiamare è un signore che si presenta come Geometra Anzalone. Ma non è vero. Il Geometra Anzalone non esiste. Chi sta chiamando è Cosa Nostra. C'è bisogno di soldi. Ci sono i poveri amici che sono carcerati, dice il Geometra Anzalone. Ci sono i picciotti che sono finiti al Lucerdone. C'è bisogno di soldi e l'azienda di Libero Grassi deve pagare. Se no, lo ammazzano. Danno fuoco al suo magazzino. Uccidono suo figlio. Tutto molto semplice e molto diretto. Ma lui è Libero Grassi. È libero. E a pagare non ci pensa neanche. Fa un'altra cosa. Denuncia. Denuncia il fatto alla polizia. Lo stufo di tutte queste avance. E andò proprio al commissariato di zona e disse: guardate, io vi do le chiavi della mia fabbrica, così venite ad aprire voi, venite a chiudere voi, io lavoro, devo lavorare, non posso perdere tempo con questa gente. E così fece, per cui quando loro videro che appunto davanti alla fabbrica c'era la polizia che andava e veniva, un pochettino si tirarono indietro. Le cose naturalmente non finiscono lì. Siamo alla fine degli anni Ottanta. E anche se Cosa Nostra non è mai stata soltanto una banda di briganti, forse alla fine dell'Ottocento un imprenditore deciso come Pete Whittaker poteva permettersi di dire di no senza che gli succedesse nulla. Ma adesso le cose sono cambiate, Cosa Nostra è diversa, è molto più potente. È la mafia prima di Stefano Bontade e poi dei corleonesi di Totò Riina. Come si fa a dirle di no? La sua decisione di non cedere, da cosa deriva? È inutile cedere, perché seguono ulteriori e maggiori richieste. Lei non ha paura? Mi sembra inutile avere paura. Cosa chiede alla società, alle forze dell'ordine, alle istituzioni, alla gente? Ma io credo che tutti si debbano comportare in maniera, appunto, perché il fenomeno dell'estorsione è diventato, se devi dire, a carattere popolare e trova mercato facile. Io sono un mercante, che questo mercato in ogni caso si restringa. Ritiene di essere particolarmente coraggioso? No. Prima Cosa Nostra se la prende con il cane che fa la guardia allo stabilimento di Libero Grassi. Lo prende e lo fa ritrovare davanti alla fabbrica in fin di vita. Poi se la prende con indipendenti, anche se indirettamente. Due uomini entrano nello stabilimento a volto scoperto e si fanno consegnare le buste paga dei dipendenti. E naturalmente il Geometra Anzalone continua a telefonare. Ma Libero è libero e non ci sta. E allora fa una cosa molto particolare. Scrive una lettera. L'indirizzo sulla busta è quello del Giornale di Sicilia, ma è solo per farla pubblicare, perché la lettera è indirizzata a chi telefona per chiedere i soldi, all'estortore.
E infatti proprio così comincia la lettera di Libero Grassi, Giornale di Sicilia, 10 gennaio 1991. Caro estortore. Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere.